Come andiamo ragazzi? Qui è Frozen che vi parla e benvenuti in questo nuovo episodio di Pokémon Diamante Lucente su Nintendo Switch. Scorso episodio abbiamo demolito Vulcano e adesso tocca all'ultimo Super 4, quello di tipo psico. Colui che ci demolirà, suppongo. Io comunque salverei di nuovo perché non mi fido del gioco, non mi fido di niente. Andiamo a demolirlo! Il prossimo Super 4 di tipo psico, se non mi ricordo male, si chiama Luciano e dovrebbe iniziare con Mime. Il Pokémon più forte invece, guardo un attimo qua e non me lo ricordo, il Pokémon più forte è Bronzong al 63. Raga, 63. Cioè il mio più forte è al 57, ma di che stiamo parlando? Questo mi apre come una cozza. Però domanda del giorno, una domanda riguardo ai Pokémon psico. Vi voglio chiedere, qual è il vostro Pokémon psico preferito? Può avere anche doppio tipo, quindi non me ne frega nulla se tipo è tipo Mime, va bene. Andiamo contro Luciano, molto figo comunque. Arrivi giusto in tempo, ho appena finito il libro che stavo leggendo. Permettimi di presentarmi, sono Luciano e sono esperto di Pokémon tipo psico. Devo dire che giungendo fin qui hai già dimostrato la tua eccezionale bravura. Si dice che io sia il più forte dei Super 4 e per dimostrare di essere all'altezza di questa fama dovrò lottare al meglio delle mie capacità. Al meglio delle tue capacità, e poi ci sono io con Luxray a cui devo ingozzare gli attacchi X perché il tuo Mr. Mime mi fa diventare... Mi distrugge praticamente il tuo Mime, carissimo. Allora, sono bello carico, me lo sento. Sono ondeggiante. Allora, siamo pronti. Si volta verso di te e fa un cenno di intesa. Sa già che sta per partire un attacco X. Ma secondo me lui fa le barriere, Mr. Mime. Palesemente fa le barriere. Riflesso. Subito! Io andrei di un altro attacco X, nel dubbio. Bello, bello, bello. No! Fa malissimo. Sium, che male! Adesso non so però se attacco prima io o lui. Scintilla, proviamo, per favore. Eh no, ma attacca prima lui. È stato tutto inutile quello che ho fatto. Mio figlio resiste. Si sentiva in debito con me, quindi tiene duro. Paralizzalo. Qualcosa. Ho qualcuno che tiene bene a psichico. Allora, Empoleon, vai tu per favore. Allora, l'idea di buttare in campo Luxray non è stata proprio ottima. Quindi probabilmente questo sarà il primo Super 4 contro cui perdo. Ok. Decente. Non so quanto gli faccia surf, proviamo. Ok, è più veloce lui. Schermo luce. Quindi fa la mossa in base al Pokémon che ha contro. Geniale. Questa quindi la tiene da Dio. La tiene da Dio. Ma è anche già un difensore speciale di base. Andiamo di ferro artigli. Col fatto che sono acciaio comunque lo tengo molto molto bene. Anche lui però tiene bene qua, eh. Ma riflesso... Quando finisce? O è già finito? Ma io zitto. Una pozione max nelle retrovie la tirerei. Col fatto che tengo bene. Aspetto che finisca... Riflesso. Ok, va bene. Non è molto efficace, va bene. E io un altro ferrartigli... No, acqua di sale. Ma acqua di sale comunque è sempre speciale, quindi siamo sempre lì. Proviamo a ferrartigli, dai. No, ma comunque lo tiene. Lo tiene di brutto. L'ha tenuto. Adesso finisce. Io... Attacco X lo userei adesso. Non lo cura! Impazzito! Non lo cura! Ma? Perché non l'ha curato? Quindi se faccio acqua getto ti mando KO? What? Non l'ha curato? Sta cosa è strana, anomala. Quindi non hanno più riflesso. Ottima notizia.
Medicham vuole farmi mosse lotta. Mi sciotta a prescindere, quindi no, non mi conviene tenerlo. Sì, alla fine non ci ho pensato a Medicham, quindi ho sprecato un paio di attacco X. Qua dipende tutto da Baldeari, se attacco prima io o prima lui. Perché forse ha addirittura frana lui. Proviamo Baldeali. Attacco prima io. Forse l'ho sciotto. Stabbato, super efficace, mossa della Madonna. Fatto. Buono così, buono, buono, buono. Secondo me adesso mi manda in campo comunque Bronzong. Uff, che danni. Contraccolpo esageratissimo. Che mandi in campo? Giraffarig. Giraffarig è psico o normale? Giraffarig. Perché io mi ricordo che aveva questo problema di essere anche normale, tipo. Normale psico. Normale, normale psico. Normale, normale, normale. Medicham ci prova. Medicham ci deve provare. È l'unico che può tenerlo. L'unico, l'unico, l'unico. Medicham sta ancora aspettando le mie istruzioni. Proviamo a sorbipugno, vediamo quanto gli fa. Attacco prima io. Più di mezza vita, alla grande. Distorto zona. Quindi adesso attacca prima lui. Schermoluce è finito. Distorto zona l'ha fatto perché si sta preparando all'entrata di dell'amico la Bronzong. Calcio in volo entra? Oh, entra sempre, eh. Sto 90 che entra sempre. Avessi fatto calcio in volo dall'inizio, one shot proprio. Alakazam. Alakazam, Luxray. Perché ho sgranocchio. Però col fatto che Alakazam è più veloce, adesso il vantaggio ce l'ho io, eh. Perché ha fatto la distorta zona. Sono più veloce io adesso. MVP vero. Se tengo sta mossa, a posto. Divinazione. Quindi, prossimo turno, o prossimi due turni, entrerà divinazione. Ecco qui, a posto. Tor di raggio, no grazie. Bella mossa, ma la odio. Sia quando la faccio che quando la subisco. Io manderei Medicham per fare la vera pro gamer move adesso con Individua. Per parare anche Divinazione. Per ora lui comunque è il più forte, eh. Vediamo un po' cosa posso fare adesso. Così gli faccio perdere anche tempo perché ce l'ha distorto zona. Allora, Individua dovrebbe pararle entrambe. Terremoto. Oh, Dio santo, ha terremoto. Divinazione. Ma Fra, non la para? Ah, brutto. Forse Individua para solo una volta. Come protezione. Sta cosa non la sapevo. Però almeno la distorto zona torna alla normalità. Ciò significa che adesso sono una bestia satanata. Con Rapidash potrei fare i buchi. Però devo controllare Bronzong. Che difensore è? Bronzong dovrebbe essere... un difensore speciale. Allora, difesa... No, ce li ha identiche. What? Quindi, qualsiasi cosa faccio. Sperando di scottarlo. Scottalo. No, niente scotto. Terremoto one shot. Classico. Potrei provare con... no, Empoleon no. Potrei provare con Luxray. Che è ok che ha terremoto l'amico. Ma è lento. Quindi io potrei vedere sgranocchio quanto gli fa. Buono. No, Fra. Alla bacca. No. Non l'avevo considerato questo. Quanto mi fa? Tantissimo. Sì, vabbè. Cifre che non hanno senso ste qui. Queste sono cifre proprio da capogiro. Proviamo Staraptor.
Raptor con non Baldeali, ma con Zuffa. Anche se la vedo grigissima questa Zuffa adesso, di pochissimo. No, fra, che sfiga. Ah no, vabbè, era un brutto colpo. Era un brutto colpo. Cosa fa ora? Distorto zona. Ah, di nuovo distorto zona. Il punto è, adesso sicura? Non lo so più. Si curerà? Sì, ricarica tot. Ok, un altro brutto colpo probabilmente. Sì, un altro brutto colpo. Una bestia da brutto colpo questa Raptor. Ok, che gli ho dato. Forse gli ho dato lo strumento. Forse era lui che l'avevo dato. Adesso lui ovviamente sfrutterà la cosa. Ma io non, siccome non sono scemo, mando Empoleon. Così lo suicido. Tanto ha 2 PV. Vortex palla, cioè. Ma che me frega di Vortex palla, cioè. Devo curare però e mettere qualcuno che abbia mosse priority. Allora, facciamo così. Sacrifichiamo Crobat. Lo sacrifichiamo proprio di brutto. E nel frattempo sfrutto la situazione per fare una ricarica tot, un rivitalizzante nelle retrovie su, per esempio, Luxray. Nel frattempo continuo a fare switch in di rivincita. Continuo a switchare sta Raptor per diminuirgli l'attacco. Un altro rivitalizzante. Vortex palla, questo fa male. Non come vorrebbe. Ok, la dimensione distorta torna alla normalità. Io farei una bella retromarcina tattica tattica. Buono, buono. E manderei in campo Staraptor di nuovo per fargli scendere di nuovo l'attacco. Così l'attacco scende di nuovo. Easy. Lui fa distorto zona, quindi perde un turno. No, fa Vortex palla. Però evitiamo la mossa. Io adesso gli farei Aero Assalto per fargli scendere un po' la vita, per forza. Ok, buono. Adesso, ma basta questi brutti colpi. Ma quanti ne manda? No, Vortex palla, la sta spammando ora. E adesso penso che comunque Zuffa lo chiude. No! Ma come? Perché resiste? C'è un motivo? Ah no, vuole fare distorto zona. Adesso però la ricarica tot non la può più fare e noi abbiamo la priority. Ovvero attacco rapido. Le priority vanno sempre lasciate. Regola numero uno. Mua! Top strategia. Raga, io ve l'ho detto. Non c'è bisogno di essere livello altissimo. Ok che sono sottolivellato, underlevellato, ma ce la si fa con attacco X. Buono! No, niente azzardo. Buono, buono, buono. Grandissimi. Che squadra abbiamo tirato su, raga. E anche Luciano ce lo siamo portati a casa. Easy peasy, adesso manca soltanto Camilla, o meglio Camomilla. Congratulazioni, battuto i Super 4. Comunque ciò non significa che tu abbia finito la Lega. C'è ancora la campionessa, ti avviso. È un'allenatrice molto più forte di Super 4. Ora varca la porta che ti condurrà all'ultima lotta. Ultima lotta che sarà nel prossimo episodio, quindi non mancate. Manca veramente pochissimo e avremo finito la storia. Alla prossima.